bentornati in un nuovo video. Oggi voglio provare insieme a voi questa maschera coreana che ho acquistato su BB Cream Italia. Vi lascio il link qua sotto nell'info box. L'ha già provata mia sorella, quindi non vedo l'ora di provarla anch'io. È appunto una maschera nera per andare a togliere i punti neri, quindi andrò a metterla soltanto sul mento e sul naso. Come prima cosa vado a mettere la mia solita fascia per i capelli, così non mi danno fastidio. Ok, vado a struccarmi il naso e il mento con questa salviettina che tra l'altro è della Garnier, ma per quanto riguarda lo struccaggio non mi piace molto. In realtà non ho tanti punti neri, ne avevo molti di più in passato. Adesso con l'utilizzo di maschere che applico una volta alla settimana, ma anche più di una volta a settimana per le impurità del viso, sono molto migliorati i miei punti neri, però qualcheduno ce n'è, quindi vediamo se questa maschera riesce a rimuoverli. Mi sono struccata per bene il mento e il naso e tra l'altro mi sono dimenticata di dirvi la marca di questa che ho acquistato, perché in realtà ce ne sono diverse che potete trovare sia su eBay che su Amazon. Questa è di Misha, è un brand coreano che ho già provato, e la maschera in questione è la Black Gasul, non so se l'ho pronunciato bene. È una maschera appunto peel off come quella che ho preparato in casa, che se ancora non avete visto vi metto il link qui nelle schede. Vediamo un po' come si comporta questa. La consistenza di questa, a differenza di quella che ho preparato in casa, è molto più densa, più gelatinosa, più appiccicosa. Come prima cosa vado ad applicarla facendo un po' un massaggio di movimenti circolari, come se stessi andando ad applicare una crema, perché ho l'impressione, facendo in questo modo, che la maschera agisca meglio, non so perché. Quindi prima faccio questi movimenti circolari e vado a massaggiare un po', ok, che poi in realtà sul mento ne ho veramente pochissimi, punti neri veramente pochi, però vediamo ugualmente come si comporta. Io direi che così può andare, ne ho messa abbastanza. Passiamo al naso. Tra l'altro l'odore di questa maschera, di questa maschera non è molto, ha un odore strano, sembra, boh, non mi piace molto come profumo, come odore. Comunque anche per il naso faccio lo stesso movimento, quindi prima vado a massaggiare, la porto un po' anche sulla guancia, così dopo riesco a rimuoverla più facilmente. Queste maschere bisogna metterle in quantità abbondante, perché altrimenti si rischia di far fatica poi a toglierla quando si secca. Sì, è impressionante quanto sia appiccicosa, gelatinosa. La mia che ho fatto in casa non era per niente così, era molto ma molto più liquida. Cerco di metterne il più possibile, perché sono paura di non rimuoverla più. È tutto scritto in coreano, quindi sinceramente non so neanche il tempo di posa. La terrò per circa 30 minuti, credo. Che dite, può andare? Ne metto ancora un pochettino. Ecco, diciamo che finirà probabilmente molto velocemente questa confezione, perché come potete vedere ne sto mettendo parecchia e quindi sì, terminerà abbastanza velocemente. Il prezzo non è bassissimo, diciamo, perché l'ho pagata 13,90 euro, quindi insomma sotto i 15 euro, che comunque non è poco. Sì dai, secondo me così può andare. Ok, adesso vado in bagno a lavarmi le mani, perché sono tutte appiccicose, sono tutte sporche. La tengo in posa per una trentina di minuti, insomma, fin quando la maschera si è asciugata e finché insomma non inizia a tirarmi la pelle. E poi ci rivediamo e insomma togliamo la maschera insieme e speriamo che riesca a togliere i punti neri. Più che altro sul naso, perché sul naso ne ho qualcheduno in più rispetto al mento. Ci vediamo dopo. Sono passati più di 30 minuti, perché alla fine l'ho tenuta in posa per circa 40 minuti. Come potete vedere, non so se si vede dalla videocamera, inizia a tirare, cioè mi sta tirando la pelle, se parlo sento proprio la pelle tirare e è completamente asciutta, quindi andiamo a rimuoverla.
parte dal mento, la cosa consigliata quando si tolgono queste maschere peel off è di partire dal basso e sollevare la maschera verso l'alto. Per quanto riguarda il dolore, diciamo, forse fa un po' meno male rispetto a quella che avevo fatto io in casa. Comunque, vediamo. Sì, in realtà poi qua non ho neanche punti neri, quindi sicuramente non mi rimuove niente. Vediamo, allora, vedo qualcosina, non tantissimo, però... qualcosina, dai, devo dire che ha rimosso. Partendo poi dal fatto che in realtà sul mento ne avevo veramente pochi. Adesso passiamo al naso, che è sicuramente la parte più importante di questa maschera. Quindi, forse anche qua i lati del naso l'ho messa un po' pochina, forse. Partiamo di qua, perché faccio più fatica a sollevarla. Ok, ci siamo. Allora, dai, devo dire che non fa malissimo, e pensavo peggio, sinceramente. Vediamo. No, non fa male. Sopportabilissimo. Ok. A parte che ho un po' il naso arrossato in questo momento, ma è normale. Vediamo un po'. Allora, non ha tolto tantissimo, però anche qua c'è qualcosina. Dopo vi faccio uno zoom più da vicino. Riprendo la salviettina zozza di prima e vado a togliere il resto di, insomma, di maschera che mi è rimasto, qualche piccolo pezzettino. Allora, che dire di questa maschera coreana nera per rimuovere i punti neri? Per quanto riguarda il mento, come vi dicevo prima, ne ho pochi, insomma, parto già da un mento con pochi punti neri, quindi in realtà me ne ha tolti veramente pochi. Anche sul naso mi ha tolto qualcosa, non tantissimo, però mi sono accorta che dopo l'applicazione della prima maschera nera che ho fatto nel video precedente e dopo l'applicazione di questa, comunque sono molto diminuiti. E quindi sono contenta. E se guardo il mio naso, i punti neri non ci sono più, ci sono soltanto adesso i pori che sono da chiudere. Una cosa che ho subito notato è che ho il naso e il mento molto più liscio, la pelle molto più morbida rispetto a prima. E non mi dispiace come prodotto. Se vi capita, se volete provarla, io ve la consiglio, perché come prima applicazione mi sono trovata bene. È sicuramente un prodotto che comunque bisogna continuare ad utilizzare nel corso del tempo. Probabilmente farò questa maschera una volta a settimana o magari anche due, perché sinceramente non mi ha irritato la pelle, nel senso è rimasta rossa appena appena perché ho appena ovviamente tolto la maschera. Però comunque non vedo la mia pelle irritata o cose di questo tipo, quindi probabilmente magari la utilizzerò un paio di volte a settimana. Magari vi farò sapere più avanti nei prossimi video se a utilizzarla con costanza il mio naso migliorerà ancora. E basta, io spero che questo video vi sia piaciuto e mi abbia tenuto compagnia. Vi mando un grosso bacione e noi ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Ciao!